Buongiorno, benvenuti in Zuppa di Porro, oggi un po' online, lo facciamo dalla macchina, siamo a Firenze, vediamo quali sono i temi fondamentali dei giornali. Amici miei, 100 giorni di governo, tutti quanti i giornali fanno i primi 100 giorni di governo, beh è molto facile capire come la pensano i giornali, vedete oggi Repubblica e ci sono i 100 giorni del disastro del governo che non ha deciso niente, Messaggero su 100 giorni, Corriere della Sera su 100 giorni, beh insomma in realtà la sintesi forse migliore oggi l'ha fatta Alessandro Sallusti, ritorna in edicola il giornale dopo lo sciopero di ieri, ultime due righe del fondo di Sallusti sul motivo per il quale ieri c'è stato lo sciopero, il primo dal 1974 del giornale di cui sono vice direttore, comunicato del CDR, ma queste sono cose di cui abbiamo parlato già ieri. Andiamo avanti sulla questione fondamentale. Cosa è successo? Beh, tutti i giornali ti danno sulla marcia indietro un po' clamorosa sui vaccini. Sapete il casino, anzi, se non lo sapete ve lo dico io. Teoricamente non si poteva andare a scuola se non si aveva i bambini vaccinati secondo il decreto della Lorenzin. Poi dopo c'è stato nel milleproroghe, che è quella specie di decreto in cui c'è tutto dentro, dai vaccini alle case, tutto dentro. Nel decreto milleproroghe avevano detto: beh, in realtà c'è un obbligo flessibile, quindi potete autocertificarvi, ma anche se non siete autocertificati potete andare a scuola con i bambini non vaccinati. Insomma, tutta questa querella, sapete cosa succede? Fanno un emendamento al decreto milleproroghe gli stessi che avevano detto che non c'era l'obbligo per dire adesso c'è l'obbligo. Un casino. I presidi sono sul piede di guerra perché non riescono a capire come si devono comportare. Ciao Luca, vedo che ti sei collegato in questo momento. E quindi su questo è uno degli elementi fondamentali dei giornali di oggi, ma anche di quella incertezza sui 100 giorni di governo. Che cosa ha fatto in questi 100 giorni? Ma intanto sui vaccini abbiamo detto ha cambiato un po' idea. Che cosa ha fatto sull'ILVA? Altra grande questione che in queste ore di cui si sta parlando. Ne parleremo tra poco con un pezzo di Alberto Brambilla, molto interessante sul Foglio, anche controintuitivo perché sapete che il Foglio non è certo generoso con questo governo. E l'altra questione fondamentale su tutti quanti i giornali è la tenuta dell'Italia in Europa. Insomma, Conte dice: dobbiamo fare, adesso ve la leggo la frase perché neanche Forlani nel suo migliore forma poteva dire che l'Italia doveva fare una manovra finanziaria, adesso ve la dico, per una crescita nella stabilità. Perfetto, è tutto chiaro. Lo spread lo ha capito perché è sceso, sostanzialmente Conte non fa che certificare quello che già Salvini aveva detto ieri, e cioè che non si sfonderanno i parametri di Maastricht, il 3% famoso, che è una specie di totem per il quale tutti quanti i governi devono stare attenti. Quindi oggi è la giornata per cui tutti quanti sono rigorosi. Vogliamo i vaccini obbligatori come ci chiede l'Europa e la scienza. Vogliamo l'Europa sotto il 3%, lo certifica anche Conte dopo una riunione, secondo le cronache oggi dei giornali, che è durata ore e ore ieri a Palazzo Chigi. Insomma, ha vinto la linea di Tria. Cosa sta succedendo adesso? Aspettate. Sull'economia è da vedere nelle prossime settimane. Andiamo sull'altro e terzo grande tema economico di giornata, sull'ILVA. Vi ho citato il pezzo di Alberto Brambilla. Il pezzo di Alberto Brambilla è molto semplice perché dice: in realtà in questi ultimi 3 mesi il governo ha preso tempo, lo sapete, l'ILVA è stata ceduta alla una cordata indiana e francese di ArcelorMittal e aveva provato il ministro dello sviluppo economico di dire, cioè, Di Maio, che quella gara era una gara che non aveva, non era legale, era stata sbagliata. Sostanzialmente adesso si sta trattando su 200-300 persone da far riassumere agli indiani, indiani o francesi, loro non vogliono essere definiti soltanto indiani, stanno in Europa e hanno anche un grande colosso francese che è Arcelor, come voi ben sapete ormai. In queste ore decideranno quindi queste 200-300 persone in più. La cosa che vale più di tutte sulla questione ArcelorMittal è un grafico, Corriere della Sera. Lo vedete all'inizio dell'economia perché vedete qual è la storia di questa azienda incredibile, anche perché una cosa che pochi ricordano, oggi i giornali non lo fanno, è che tutto nasce da un sequestro e da arresti fatti alla famiglia Riva e al direttore generale dell'ILVA sulla base di un reato, cioè il disastro ambientale, per cui secondo voi chi è stato condannato? Nessuno, neanche una sentenza di primo grado, ma l'ILVA non è più loro e si è passato, parlavo di questo grafico del Corriere della Sera, da 8 milioni, 8.000 tonnellate di acciaio prodotte in Italia, sapete a quanto? A 4.500. Allora, Babbo Natale, se vi dice che un'azienda passa da 8.000 a 4.500, secondo voi Babbo Natale vi può dire che ci sono gli stessi identici dipendenti? No. E come mai produce di meno? Perché hanno spento un alto forno. Spegnere un alto forno, come scrivono oggi i giornali, non è esattamente come spegnere la luce a casa. Per riaccenderlo servono 150 milioni. Chiaro? 150 milioni. Questa è la vera situazione industriale. Alberto Brambilla oggi sul Foglio ci racconta
detto anche un'altra cosa, che in realtà è incredibile come tutte le cose siano controintuitive, ma alla fine questo trick e track di Di Maio, imbarazzante, tutti quanti oggi Oscar Giannino dice abbiamo perso tempo, è stato sbagliato eccetera, ma sul foglio trovate un involontario difensore, pensate un po' voi, del Movimento 5 Stelle, perché cosa dice Alberto Brambilla sul foglio? Che alla fine comunque non entrerà in questa cordata Invitalia, una specie di carrozzone pubblico che avrebbe dovuto garantire qualche assunzione in più. Quindi il governo delle nazionalizzazioni, delle autostrade, delle concessioni, eccetera, cosa fa? In realtà toglie una piccola partecipazione statale, ben venga dico io, da questa operazione che viene fatta a Taranto. Vedremo oggi pomeriggio di che cosa si tratta. Terzo grande tema della giornata, anche se non è approfondito come si dovrebbe, scappano 50 dei migranti della Diciotti. Ma la cosa più divertente è che si è sbagliato pure il Papa, perché il Papa ieri ha mandato i gelati a Rocca di Papa, cioè ha preso attraverso il suo grande lemosiniere, mi perdonerete ma non mi ricordo il nome e il cognome, ma sui giornali, alcuni giornali verso riga 48 vedete nome e cognome, cosa fa il grande lemosiniere sul suggerimento del Papa? Compra i gelati, gli compra il cornetto lo manda a Rocca di Papa, ne comprerà un centinaio di cornetti e invece di trovare 100 persone a Rocca di Papa ne trova 20, perché 40... si sono dati i 6 delle isole Comore che erano nel gruppo degli eritrei e poi una quarantina di eritrei. Allora questo è il senso di quello che vuol dire l'accoglienza in Italia. Arrivano in Italia, li piazzi a Rocca di Papa, non solo a Rocca di Papa, qualcuno dovrebbe essere anche in Albania, sarei curioso di capire che fine hanno fatto, e poi non li trovi più. Dileguati, non ci sono, non sono controllati. Poi questi sono eritrei, probabilmente non faranno nulla di male, saranno delle persone per bene, siamo d'accordo con tutto quello che pensate voi, ma questo è il senso del controllo del territorio. Italia oggi, ve lo segnalo, c'è qua Biego che me l'ha segnalato, è un pezzo fantastico perché su un giornale svizzero di lingua tedesca è stato intervistato un signore che si chiama come una collana, Collier, ma in realtà è un grandissimo economista. Che cosa dice questo grande economista? Quelli che parlano del buonismo, dell'accoglienza, leggetelo il pezzo oggi su Italia Oggi, quelli che parlano del buonismo e dell'accoglienza dicono beh dobbiamo accogliere in Europa queste persone che non, se no starebbero male eccetera. Questo economista che si occupa di Africa da tanti anni, oggi sta lavorando con il governo ghanese mi sembra, che cosa dice? Attenzione, perché noi stiamo facendo una sorta di nuovo colonialismo, cioè stiamo svuotando l'Africa di maschi, adulti, relativamente colti, con una certa istruzione, classe media, cioè stiamo impoverendo l'Africa, cioè nessuno si pone il problema del fatto che se la meglio gioventù, mettendola in termini diciamo un po' paradossali, viene da là verso di noi, vuol dire rendere l'Africa un paese sempre più povero perché manca in Africa, da economista lo dice, il cosiddetto capitale umano. Poi ci portiamo anche ovviamente un po' di delinquenti, ma questo è un discorso che a lui interessa di meno. Sugli sgomberi il Messaggero è fissato sul decreto del Viminale per il quale cambiano completamente, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, cambiano completamente le regole per gli sgomberi. Prima si diceva se tu non hai una casa alternativa, anzi il decreto Minniti, prima di andarsene via il ministro degli interni, quello tosto, duro, no? L'uomo di destra, però su questo era stato molto di sinistra, e cioè aveva detto se non c'è un'alternativa alla casa di proprietà non ti possiamo sgomberare, quindi si sgombera solo se c'è un'alternativa. Arriva Salvini e che cosa dice? Col cavolo, prima si sgombera perché la proprietà privata è sacra. Però questa sacralità della proprietà privata non è accettata di buon grado dal comune di Roma, una delle città che ha maggior numero di patrimonio immobiliare e soprattutto molto occupato, e quindi il Messaggero racconta da un paio di giorni la lite sostanzialmente tra la giunta Raggi, immagino il suo vice sindaco che su questo è fissato, e il Viminale, perché il Viminale dice sgomberate e non perdete tempo, mentre il sindaco non ci pensa per niente. Sguppone del Corriere, si fa per dire, ma Daniele Manca oggi intervista Benetton, per la prima volta parla. Devo dirvi la verità, sapete come la penso sulla questione di Benetton, sulla responsabilità comunque oggettiva, perché se io pago un biglietto e mi cade il ponte e non arrivo a casa e per di più muoio, forse una piccola responsabilità ce l'ho. O no, in maniera semplice e di buon senso. Poi da questo a nazionalizzare le autostrade ci passa il mondo ed è una follia, ma il punto fondamentale è che Benetton non aveva mai parlato, oggi parla in un'intervista lunga di una pagina intera sul Corriere della Sera e dice la prima cosa: sarà per noi un monito indelebile, e su questo ci sta, capisco la responsabilità dell'imprenditore che si ricorderà sempre per sempre dei morti, ma questo è il titolo. Nelle prime 5 righe io leggo il segnale, gli chiede il giornalista, ma perché siete stati zitti? Perché nelle prime ore non avete parlato, non avete chiesto scusa, non avete avuto un motivo di cordoglio? E Benetton dice il silenzio è un segno di rispetto. A Benetton non diciamo cazzate, muoiono 43 persone, sei l'azionista di maggioranza delle autostrade, ma insomma
capisco il segno di rispetto, ma io forse un piccolo segno di umanità, di empatia, forse l'avrei dato. Devo dire che il giornalista ci va duro, perché Daniele fa tutte le domande che si devono fare, ma è la risposta che manca. Allora non avete capito, il tema non è soltanto strettamente economico, è banalmente empatico. Quando uno vuol fare l'imprenditore in questo paese, forse avere il senso di quello che avviene nella realtà e non soltanto nella dignità delle persone che tu vuoi mantenere facendo il silenzioso, sarebbe valsa la pena farla. E soprattutto sulle questioni economiche, guardate, è bellissima la pagina del Corriere della Sera, è intera. Una questione fondamentale è quella di quanto hanno investito nelle infrastrutture. Io su questo, voglio dire, non ho una posizione oltranzista, ma non è possibile che la risposta più breve, fatta di tre righe, sia le imprese devono creare valore. E grazie al cavolo, questo lo sappiamo tutti, ma la domanda è un'altra: quanto deve creare valore un monopolio naturale come le autostrade? Non è che io posso costruire un'autostrada vicino a quella di Genova, vicino all'Autosole, quello è un monopolio naturale, quindi il tema non è creare valore delle imprese, su cui siamo tutti d'accordo, siamo meno d'accordo sul fatto che forse i controlli da parte del Ministero siano stati, diciamo, non così eccezionali. Andiamo dall'altra parte, perché se non ridiamo con i Benetton, piangiamo quando sentiamo il ministro dei trasporti Toninelli. C'è una piccola parte su Repubblica di Toninelli che viene ripresa, un pezzo di 40 righe, non di più, in cui Toninelli dice una cosa ieri piuttosto interessante. Dice: quelli di Repubblica sono in conflitto di interessi sulla questione Benetton. Pensate che un loro rappresentante è nel consiglio d'amministrazione di Atlantia, che è la società che controlla le autostrade dei Benetton, e questa consigliere d'amministrazione sarebbe la Mondardini, ex amministratore delegato di Repubblica, quindi donna forte. Repubblica però, cioè, buon gioco a dire: scusami, ma tu che fai? Inizi a sospettare che noi ci comportiamo in questa maniera perché un nostro consigliere d'amministrazione sta nel consiglio di amministrazione di Atlantia? Apro la parentesi e chiudo la parentesi: qua le donne vanno a ruba, perché siccome c'è questa cazzata delle quote rosa, se c'è una donna in gamba tutti vogliono metterla nei propri consigli di amministrazione, e questo è il grande motivo per il quale le donne sono in tantissimi consigli di amministrazione e sono poche. Il punto fondamentale è che se tu presumi che il fatto che c'è un consiglio di amministrazione sia in Repubblica sia in Atlantia cambia la linea editoriale del giornale, un solo consigliere di amministrazione, beh, allora uno potrebbe dire: scusami Toninelli, sei lo stesso che alza il ciglio quando ti parlano di Casaleggio Associati, sei lo stesso che alza il ciglio quando si parla dei conflitti di interesse con tutto quel gruppo di informazione e di Rousseau che è proprietà e non proprietà di un'azienda privata. Insomma, io lascerei perdere questo genere di conflitti di interesse. Due ultime cose che mi sono molto divertite oggi la cosa che mi è divertita più oggi e che io avrei voluto approfondire un po' di più, ma i giornali ne hanno dedicato 50 pagine, è un volo Emirates da Dubai. Un grande volo Emirates da Dubai arriva a New York e vengono messi in quarantena tutti quanti i partecipanti al volo. Il rischio è la MERS, è una nuova sindrome respiratoria medio orientale. Io manco sapevo che cosa fosse. Un modo per cui è molto, diciamo, elegante per dire una sorta di malattia virale per cui si muore. E questo era il rischio che si pensava avessero contratto queste persone all'interno dell'Emirates. Alla fine hanno detto che non era quella, comunque 10 di loro sono all'ospedale. Insomma, tra l'idea dell'aereo più pazzo del mondo, vi ricordate quando uscivano le uova dalle persone che stavano in questo aereo e c'era il medico che le schiaffeggiava, e invece un attacco chimico che gli americani per qualche istante hanno temuto ci fosse stato sul volo Emirates, è una grande storiona che i giornali oggi affrontano soltanto in termini di cronaca. Che altro c'è da leggere oggi sui giornali? Direi poco altro. Sto andando a Firenze, il collegamento tra un po' salta. Ricordatevi, condividete se questa zuppa vi piace, nicolaporro.it per tutte le altre informazioni. Ciao!